Alla fine di un impegnativo percorso durato 2 anni, il direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Italiana, Alessio Quaranta, e il vice direttore, Benedetto Marasà, chiudono i lavori del programma Twinning Project Support to Albanian Civil Aviation Safety Management System. Alla conferenza finale che si è svolta ieri a Tirana hanno partecipato Sokol Oldashi, ministro dei lavori pubblici, trasporti e comunicazione albanese, Ettore Sequi, ambasciatore dell'Unione Europea in Albania, Massimo Gaiani, ambasciatore italiano in Albania. Signori e signori, per me è un grande piacere essere qui con voi per celebrare la chiusura di questo importante progetto. Voglio innanzitutto ribadire anche in questa sede che l'Italia crede fortemente nel percorso europeo dell'Albania e lo sostiene con convinzione. Progetti come questi sono la concreta dimostrazione del nostro impegno. Alil Iseni, direttore esecutivo dell'Autorità per l'Aviazione Civile dell'Albania. Numerosi rappresentanti delle istituzioni e responsabili del progetto. Il progetto d'assistenza all'aviazione civile albanese, finanziato con 1 milione di euro dall'Unione Europea, è finalizzato ad aggiornare le capacità di supervisione e standardizzazione dell'autorità albanese, elemento fondamentale per consentire un armonico sviluppo del settore, in linea con gli standard operativi e regolamentari europei. Il Presidente della Repubblica Albanese, Bujar Nishani, ha ringraziato l'aviazione civile italiana consegnando al direttore generale dell'ENAC, Alessio Quaranta, una medaglia di gratitudine. Dottor Quaranta, cosa ha significato per l'ENAC partecipare a questa iniziativa? Oggi chiudiamo un ciclo di assistenza nell'ambito del progetto di gemellaggio che abbiamo iniziato 3 anni fa con l'Albania, dove chiudiamo un percorso lungo, faticoso, ma che ha dato tanti risultati e tante soddisfazioni, non soltanto nell'interesse reciproco nostro e quello albanese di creare una compliance con la normativa comunitaria, anche per favorire un domani l'ingresso dell'Albania nel sistema comunitario, ma anche nell'interesse di quello che è il sistema del trasporto aereo in generale. Sappiamo che l'aviazione civile è una piccola famiglia nel mondo, è una piccola famiglia che oggi si è arricchita di nuovi contenuti dove rispetto a quello che è stato il percorso svolto con il twinning che oggi si va a chiudere, si rende un sistema più sicuro, più efficiente e più commercialmente valido. A questa iniziativa ne seguiranno altre? Ma io me lo auguro, so che l'Albania ha già presentato richiesta alla Commissione Europea per accedere a un secondo ciclo di gemellaggio, ovviamente se dovesse essere noi parteciperemo così come abbiamo partecipato al primo, con la speranza evidentemente di aggiudicarcelo e di continuare l'attività che abbiamo iniziato 3 anni fa con l'Albania. Ritiene che questa iniziativa si potrà allargare ad altre nazioni? Io me lo auguro, questa è un'esperienza che ci ha fatto crescere anche al nostro interno. Il progetto di gemellaggio ovviamente nasce con l'idea di fornire assistenza al paese che ne ha bisogno, ma è un percorso che poi ci ha visto crescere insieme comunemente, abbiamo affrontato problemi insieme, li abbiamo risolti nell'interesse comune e credo che oggi l'ENAC vanti quella che è una consolidata esperienza per affrontare altri progetti di gemellaggio nei confronti di altri paesi terzi. Dottor Quaranta, è orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento? Il Presidente della Repubblica ci ha consegnato la più alta onorificenza che l'Albania possiede come simbolo di gratitudine per quello che è il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Devo dire che è stata una cerimonia non soltanto toccante ma che mi ha riempito di soddisfazione perché è il riconoscimento per quella che è stata l'attività di tante persone che in questi 3 anni si sono succedute in questo progetto. L'ambasciatore dell'Unione Europea, Sequi, ed il vice direttore generale dell'ENAC, Marasà, hanno accettato di rispondere a qualche domanda. Ambasciatore, lei è stato fra i registi di questo progetto. Ci può spiegare qual è stato l'impegno dell'Unione Europea? L'impegno dell'Unione Europea è stato sia economico, finanziario, perché questo è un twinning del valore di 1 milione di euro, un milione di euro che viene sostanzialmente dalle tasche del contribuente europeo e mira a rendere più semplice, più sicuro il sistema albanese, ma in particolare mira a renderlo sempre più europeo. Come rappresentante dell'Unione Europea è soddisfatto di questo Twinning Project?
Siamo molto soddisfatti, e anche l'evento di oggi dimostra insomma una grandissimo interesse, le stesse parole di apprezzamento del Ministro dei Trasporti, di tutti gli intervenuti proprio per l'attività dell'ENAC credo siano abbastanza eloquenti. Ora, ciò che è necessario fare è non disperdere questi grandi risultati, queste grandi potenzialità che sono state messe in movimento. Stiamo pensando di finanziare un altro twinning proprio perché se l'ENAC è riuscita nel giro di poco tempo a ottenere dei risultati assolutamente apprezzabili, è anche necessario però che il processo continui e poi la strada verso una omologo ente albanese sempre più europeo non si fermi. Ingegner Marasà, come è nato il progetto di Twinning? Nel 2008 noi abbiamo iniziato una collaborazione con l'autorità albanese soprattutto per il fatto che le compagnie albanesi hanno cominciato ad operare in Italia e il flusso di passeggeri tra l'Italia e l'Albania è notevole, non solo perché ci sono tanti albanesi in Italia che chiaramente vanno e ritornano diciamo dalla madrepatria, ma perché ci sono anche una serie di iniziative italiane, industriali, imprenditoriali in Albania. Quindi noi ci siamo preoccupati fin da allora che i vettori albanesi che trasportavano la maggioranza di questi passeggeri volassero in condizioni di assoluta sicurezza comparabili a quelli dei vettori italiani. Ci può spiegare che cos'è un Twinning Project? Il Twinning Project è un'iniziativa sponsorizzata dall'Unione Europea che assegna dei fondi per questo tipo di progetti per fare in modo che il paese beneficiario, in questo caso l'Albania, abbia la possibilità di ricevere da parte delle entità pubbliche degli Stati membri il supporto di tipo normativo, di tipo di risorse umane, di tipo addestrativo per fare in modo appunto che la sua legislazione, le sue procedure, le sue regole e le sue attività di sorveglianza siano assolutamente conformi a quelli che sono gli standard europei. A che punto è arrivato ad oggi il progetto? In questo progetto io sono stato il team leader, nel senso che ho diretto l'organizzazione del progetto, la scelta del personale che ha partecipato, ho partecipato alle fasi di gestione appunto del progetto stesso e devo dire che insomma i risultati sono stati eccellenti, sia per l'impegno nostro che è stato effettivamente molto intenso. Abbiamo messo a disposizione 9 risorse, di cui una stabilmente collocata in Albania, ma anche perché alla fine, dopo le difficoltà iniziali, l'autorità albanese ha capito che aveva tutto da guadagnare da parte diciamo sua di questo supporto che veniva offerto e quindi i risultati si sono raggiunti.